Siamo a Borgo Miriam di Offida, 19° trofeo Miriam, parliamo della categoria giovanissimi, organizzazione da parte della SCA Offida. Dopo tante categorie giovanili, alla SCA mancava solo i giovanissimi da organizzare a livello di gare, e stavolta il presidente Gianni Spaccasassi ha pensato anche ai più piccoli. Ricordiamo, la SCA Offida in questi ultimi anni ha proposto gare di esordienti, il 1° maggio nel trofeo Croce Santa, gare allievi e allieve, gare juniores lo scorso anno prima della internazionale dell'Under 23, ha organizzato nel 2010 il campionato del mondo juniores, nel 2011 il campionato europeo juniores e Under 23, nel 2012 una tappa della Tirreno Adriatico, poi la bracciale della Cronomen nel 2015, sempre per le categorie giovanili e non solo, e adesso ha voluto pensare anche ai più piccoli con questo trofeo Miriam, edizione numero 19, per quanto riguarda invece i giovanissimi. Sono una 70, quasi 80 i corridori oggi al via qui a Borgo Miriam, si gareggia su un tracciato di 780 metri da ripetere più volte in base alle categorie che naturalmente sono inserite in questa manifestazione. Manifestazione molto voluta dalla SCA, voluta anche dalla Federazione Ciclistica Italiana. Nel mese di agosto è sempre difficile avere grandi numeri per quanto riguarda i più piccoli. Oggi Offida ha dimostrato ancora una volta, insieme a Borgo Miriam e alla SCA, di poter dare una mano anche a coloro che sono più piccoli. Vediamo intanto il riscaldamento dell'Oppi Bike Porto Sant'Elpidio, le altre maglie, ci sono anche corridori che arrivano da fuori regione, da Terni, c'è anche il figlio di Fabio Roscioli, Fabio Roscioli Junior, che in questa estate in vacanza in Italia dalla Spagna sta deliziando naturalmente quello che è il ciclismo giovanile. Stiamo adesso vedendo la riunione tecnica prima della partenza, i giudici di gara danno le ultime istruzioni ai direttori sportivi oggi presenti. Tra poco si partirà con la categoria G1, tre giri da disputare, 2 km e 300 metri, questa è la prova rapporti per quanto riguarda la categoria G1, vediamo Riccardo Pierangelini, poi adesso per quanto riguarda la Rapagnanese Riccardo Properzi, e poi via via tutti gli altri partecipanti, questo con il numero 12 è Riccardo Polinesi. Tra poco i piccoli ciclisti scenderanno in strada per la prima gara, categoria giovanissimi, presenti per la federazione oggi Massimo Romanelli, vicepresidente regionale, e il consigliere regionale Marco Marinuc. Qui a Borgo Miriam di Offida ci si prepara, vediamo anche Ruota Libera Terni, le maglie del pedale rosso blu Picenum, tutto è pronto per la partenza, eccolo Fabio Roscioli Junior che va a guadagnare la griglia di partenza insieme agli altri partecipanti alla categoria G1. Siamo ormai imminenti per quanto riguarda la partenza, pronto Gianni Spaccasassi con la bandierina Scacchi a dare il via a questo 19° trofeo Miriam per la categoria giovanissimi. C'è tanto tanto entusiasmo, prima della partenza viene osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell'attentato di Barcellona. Ed è stato bello vedere questo minuto di raccoglimento, perché tutti coloro che prenderanno parte a questa manifestazione si sono incolonnati. Parte la categoria G1, 2 km e 300 metri, tre giri del tracciato di gara. Vediamo come andrà questa prima gara del 19° trofeo Miriam qui sulle strade di Offida. Vediamo subito davanti un corridore, si tratta di Matilde Bianchetti, una ragazza Ruota Libera Terni, poi siamo a due giri dal termine, si raggruppano i migliori davanti, vediamo Riccardo Pierangelini, vediamo Fabio Roscioli, vediamo anche con la maglia del pedale tiravallese Alessandro Senesi, e poi via via tutti gli altri. Giro, suona la campana, ci si studia, rilancia l'azione ancora una volta Matilde Bianchetti, poi vediamo anche gli altri. Situazione che si sta facendo davvero molto interessante per quanto riguarda la categoria G1, qualcuno ha perso le ruote ma era inevitabile. Ora attendiamo l'arrivo per verificare quali saranno le posizioni al termine di questa gara, vediamo ancora corridori impegnati lungo il tracciato, per loro arriva il suono della campana e attendiamo i primi all'arrivo in questa prima gara. Parte la volata con Senesi davanti, rimonta Pierangelini, rimonta ancora Pierangelini, plurivincitore quest'anno, velocissimo Pierangelini, velocissimo
bravissimo Pierangelini che va a vincere quasi al photo finish. Primo Riccardo Pierangelini, secondo Alessandro Senesi, pedale Chiaravallese, terzo Roscioli, poi arriva anche Matilde Bianchetti, arrivano gli altri concorrenti sul traguardo conclusivo. Dunque ancora una volta la ruota più veloce nella categoria G1 è stata quella di Riccardo Pierangelini, gruppo ciclistico La Montagnola Porto Sant'Elpidio, che ha messo tutti d'accordo sul traguardo di Borgo Miriam. Ancora una volta ha fatto la differenza con la sua velocità. Dunque Pierangelini davanti a Senesi, terzo Roscioli, poi Saladini, Properzi, Reginaldi, Polinesi e Diego D'Angelo. Tra le donne il successo per quanto riguarda la categoria G1 è andato a Matilde Bianchetti. Ora il capitano pronto ad abbassare la bandierina a scacchi in categoria G2, 5 giri del tracciato di gara per la categoria G2 che parte in questo momento. Si muovono anche i G2, 5 giri, 3 km e 900 metri in questo 19° trofeo Miriam qui a Borgo Miriam di Offida. Le maglie del pedale rosso-blu davanti in questo momento della gara, abbiamo visto proprio il pedale rosso-blu a fare l'andatura, ora cambiano un po' le posizioni davanti per quanto riguarda la categoria G2 in questo 19° trofeo Miriam. Situazione sempre molto fluida con Tomassini che faceva l'andatura, il portacolori del pedale rosso-blu. Giriamo ancora verso zona arrivo con Tomassini davanti, incollato a Tomassini vediamo Edoardo Fiorini, pedale Chiaravallese, poi arriva il dorsale 83, si tratta di Kyle Russo della 3M Morrovalle. C'è tanto pubblico nonostante la giornata calda e ora davanti troviamo solitario al comando Edoardo Fiorini, il portacolori della pedale Chiaravallese. Al secondo posto abbiamo visto Filippo Tomassini, poi transita in questo istante il dorsale 149 Camilla De Midio della polisportiva Camillo De Midio. Siamo all'arrivo con Edoardo Fiorini che va a chiudere, eccolo che arriva in questo momento, vince Edoardo Fiorini, pedale Chiaravallese. Al secondo posto Filippo Tomassini del pedale rosso-blu Picenum che arriva in questo momento. Poi per il terzo posto spunta giù in fondo la sagoma ed è quella di Camillo De Miglio, polisportiva pennese, corridore abruzzese che chiude al terzo posto, finisce la sua prova in questo istante. Al terzo posto polisportiva pennese Camillo De Miglio, arriva adesso Kyle Russo 3M Morrovalle, quarto posto per lui. Al quinto posto troviamo Giacomo Di Norcia, polisportiva pennese, al sesto Emanuele Morganti, pedale rosso-blu Picenum. Poi arriva anche la ragazzina per quanto riguarda la categoria G1 che chiude, scusate, la categoria G2, e Laura Blasiotti della polisportiva pennese. Pronta intanto la categoria G3, 7 giri, 5 km e 500 metri, si va avanti con questo trofeo Miriam, edizione numero 19, categoria giovanissimi. Stavolta la G3, 7 giri, 5 km e 500 metri, tutto ormai pronto. Vediamo l'inquadratura che abbiamo visto in precedenza per il pedale rosso-blu Picenum e per Elisa Corradetti, campionessa nazionale quest'anno, titolo conquistato a Porto Sant'Elpidio. Sta facendo una massa di successi nel campo femminile Elisa Corradetti del pedale rosso-blu Picenum. Partita anche la gara per quanto riguarda la categoria G3, molto più tattica rispetto alle gare che abbiamo visto in precedenza. Siamo nelle prime tornate di questa manifestazione categoria G3 qui a Borgo Miriam, qualcuno perde le ruote, vediamo se riescono poi a rientrare questi due corridori, uno della ciclistica Recanati. Si avvantaggiano davanti due corridori, intanto due corridori si avvantaggiano davanti, arrivano anche gli altri, situazione sempre molto molto fluida. Siamo a 5 giri dal termine, sono in due davanti al passaggio qui a Borgo Miriam, poi la situazione ancora dietro, abbiamo visto le maglie dell'associazione ciclistica Recanati, quella di Alessandro Battistoni, poi abbiamo visto anche quella di Achille Bellato, questa del pedale rosso-blu Picenum in questo momento al passaggio, è quella di Elisa Corradetti, poi via via tutti gli altri, ma siamo ancora ormai in strada, ma lontani ancora da quello che è il traguardo. Siamo a 3 giri dal termine, c'è un corridore che viene doppiato in questo momento, rimangono i due al comando, ovvero sia Achille Bellato e Alessandro Battistoni, i due che stanno monopolizzando per il momento la gara relativa alla categoria G3 qui a Borgo Miriam di Offida. Transitano altri corridori, la situazione è sempre molto fluida, eccola qui Elisa Corradetti, pedale rosso-blu Picenum al passaggio, cerca di riportarsi avanti anche se già è in testa per quanto riguarda la gara femminile. Due giri dal termine, Achille Bellato
al comando Cicli Fiorin, dietro vediamo Alessandro Battistoni, ciclistica Recanati, transita adesso anche Gabriele Sopranzetti, pedale Chiaravallese. Arrivano altri corridori, siamo al suono della campana per il tandem al comando formato da Bellato e da Battistoni. Ora è Battistoni che va a fare l'andatura, suona la campana, ultimo giro per la categoria G3. Davanti troviamo Battistoni, alle sue spalle Bellato, i due al comando, al terzo posto Gabriele Sopranzetti. E poi parte la volata per il successo finale qui a Borgo Miriam, successo che è preda di Achille Bellato, Cicli Fiorin, davanti ad Alessandro Battistoni, ciclistica Recanati. Vediamo le altre posizioni, al terzo posto arriva Gabriele Sopranzetti, pedale Chiaravallese. Poi la volata che premia Elisa Corradetti, che si piazza al quarto posto, prima tra le donne. Arriva anche Mels Cesar Brensen per la dell'Adriatico e poi via via tutti gli altri. Ora tocca alla categoria G4, 11 giri in programma per loro, 8 km e 600 metri. Entriamo nelle categorie più alte per quanto riguarda i giovanissimi e i giri aumentano e con essi anche i chilometri. Ultime raccomandazioni per qualcuno della formazione di Mosciano, poi vediamo anche gli altri. Abbiamo visto le raccomandazioni erano per Andrea Fortunati, Mosciano 2.0, l'inquadratura è anche per il pubblico presente quest'oggi, numeroso qui a Borgo Miriam. Tutto è pronto, parte anche la categoria G4, 11 giri, 8 km e 600 metri da percorrere. E vedremo naturalmente quelle che saranno gli scontri durante la gara, gruppo compatto molto allungato. In questo avvio chiaramente l'andatura non può essere subito alta, Hoppy Bike davanti a fare l'andatura per questi primi metri di gara, era Niccolò Renzi, Hoppy Bike Porto Sant'Elpidio a fare l'andatura davanti. Poi vediamo anche gli altri, le altre maglie che vanno a contraddistinguere tutti i colori che oggi vengono ospitati qui a Borgo Miriam. Siamo a un passaggio su una strettoia con il gruppo molto molto allungato nella categoria G4, gruppo allungatissimo, abbiamo detto si pedala sulla distanza di 11 giri pari a 8 km e 600 metri, si è allungato notevolmente il gruppo, il pubblico si gode la gara. Ora vediamo le maglie davanti della CAS ciclistico rapagnanese, quella di Leonardo Pochi che controlla, dietro troviamo Niccolò Grini, poi via via tutti gli altri. Situazione ancora molto molto fluida, anche se qualcuno ha perso inesorabilmente le ruote. Siamo a due giri dal termine con la Grini che se n'è andato, il portacolori della pedale Chiaravallese se n'è andato quasi di prepotenza. Poi vediamo dietro Leonardo Pochi tallonato da Luca Spendolini, poi per la 3M Morrovalle transita in questo momento anche Giovanni Ercoli. Siamo all'ultimo giro, suono della campana per la categoria G4 con Niccolò Grini davanti, dietro prova ad inseguirlo Leonardo Pochi, si è formato un terzetto, poi Alessio Scartozzi e Luca Spendolini. Ecco gli altri ritardatari nella categoria G4 qui al 19esimo trofeo Miriam. Si scatta sui pedali, vengono incitati i ciclisti in gara. Siamo ormai all'ultimo giro, siamo all'arrivo con il successo che va a premiare Niccolò Grini, pedale Chiaravallese, secondo posto per Leonardo Pochi, rapagnanese CAS ciclistico, terzo per Alessio Scartozzi, pedale rosso-blu, quarto per Luca Spendolini, pedale Chiaravallese. Poi arrivano Diego Falciatelli, ciclistica Recanati, poi per la 3M Morrovalle Giovanni Ercoli, che precede Mattia Franchi della Mosciano 2.0. Per quanto riguarda le ragazze nella categoria G4, il successo è andato a Nicole Giorgini della Perla dell'Adriatico. Pronta la categoria G5, intanto sono arrivati a Borgo Miriam anche Piero Antimiani, assessore allo sport del comune di Offida, insieme a Davide Butteri, assessore all'operatività e territorio. Esposto il cartello dei 13 giri per la categoria G5, 10 km e 100 metri, partita anche la categoria G5 qui a Borgo Miriam di Offida, e questa è una categoria molto molto più tattica perché la gara si disputa sulla distanza di 10 km e 100 metri. Prime battute, non succede nulla.
le maglie della ciclistica Recanati davanti, poi quelle della Mossano 2.0, pedale rosso blu Picenum, Hoppy Bike, eccoli qui i corridori impegnati in questa categoria G5 al 19° trofeo Miriam, sempre ciclistica Recanati davanti a fare l'andatura in questo momento con Carlo Cerquetella, poi chiude il portacolori della Hoppy Bike Porto Sant'Elpidio, mentre si rilancia l'azione in zona arrivo con il pedale rosso blu Picenum che in sovrannumero prova a chiudere ogni tentativo di allungo. Gruppo che si è allungato in questo momento dopo le prime schermaglie, gruppo che torna a 4 giri dal termine in zona traguardo, 4 dal termine, ancora situazione molto molto fluida nella categoria G5. Controllano i ragazzi della pedale rosso blu Picenum che però provano a rilanciare l'azione, ma ci sono davanti anche i portacolori della ciclistica Recanati, sono tutti lì, eccoli di spalle inquadrati i corridori impegnati nella categoria G5. E a 2 giri dal termine va all'attacco Mattia Balestra del pedale rosso blu Picenum, prova a chiudere ogni tentativo di rimonta Valerio Giacobetti, sempre del pedale rosso blu gran gioco di squadra per la formazione di San Benedetto del Tronto. E allora vediamo se avranno avuto ragione in questo tentativo proposto i ragazzini del pedale rosso-blu Picenum in questa gara per la categoria G5. Siamo all'ultimo giro con la situazione ancora molto fluida, c'è in atto un tentativo d'attacco, lo porta Mattia Balestra, pedale rosso-blu, dietro vediamo le maglie della ciclistica Recanati con Carlo Cerquetella, poi gli altri distanziati, oramai i giochi per la vittoria finale sono lì davanti per quanto riguarda questa gara riservata alla categoria G5. Siamo sempre a Borgo Miriam di Offida in questo 19° trofeo Miriam per la categoria giovanissimi, tanta tanta folla nonostante la giornata calda, vediamo il pubblico assiepato lungo le transenne, parte la volata, attenzione, parte la volata conclusiva della categoria G5 che va a premiare Mattia Balestra del pedale rosso blu Picenum davanti al compagno di squadra Valerio Giacobetti, terzo posto per Carlo Cerquetella ciclistica Recanati, poi Luca Di Lupidio del gruppo ciclistico La Montagnola, Davide Menghini al quinto posto pedale rosso blu, al sesto Gianmarco Colle Luori della Mociano 2.0, poi Davide Rastelli pedale Scaligero, Oliver Cereda pedale rosso blu Picenum, Gianmarco Pinton Hoppy Bike Porto Sant'Elpidio, chiude Edoardo Cursi, eccolo che arriva, della ciclistica Recanati. Davvero una bella gara quella relativa alla categoria G5. Intanto siamo pronti per la categoria G6, inquadrate Cristina e Barbara, le miss della Scaofida, saranno loro a dare il via a questa gara conclusiva del 19° trofeo Miriam. Dunque Cristina e Barbara con la bandierina scacchi in mano, pronte per dare il via alla gara conclusiva per quanto concerne questo 19° trofeo Miriam. Miss che ritroveremo poi sul palco nel momento delle premiazioni, abbassata la bandierina scacchi, si parte dunque anche per la categoria G6, saranno 18 i giri da percorrere, 14 i chilometri, gara di chiusura di questo 19° trofeo Miriam, eccolo il gruppo, questa sarà una gara sicuramente molto molto tattica, le maglie della Cassera Pagnanese davanti con Federico Romanelli, poi quelle del pedale rosso blu Picenum, anche la maglia abbiamo visto della Ruota Libera Terni con Tommaso Bianchetti, Hoppy Bike Porto Sant'Elpidio e via via tutte le altre in questo, questa ultima gara del trofeo 19° trofeo Miriam, gruppo compatto, qualcuno ha perso le ruote, ma non ci sembra che l'andatura sia notevole considerando anche i chilometri da percorrere. Ora ciclistica Recanati davanti con Alessandro Cursi, poi gli altri, siamo in zona arrivo, siamo in zona arrivo al passaggio, saranno 18 i passaggi, ora siamo a 7 giri dalla conclusione, prova ad avvantaggiarsi il portacolori del pedale Chiaravallese, si tratta di Tommaso Fiorini, poi il gruppo guidato dal pedale rosso-blu Picenum, c'è in atto questo tentativo d'attacco dunque proposto dal pedale Chiaravallese con Tommaso Fiorini, ma il gruppo è tornato nuovamente compatto, nulla di fatto, il tentativo è stato annullato e ora davanti vediamo Hoppy Bike, Ruota Libera Terni, pedale Chiaravallese, pedale rosso-blu Picenum, insomma ci sono tutti, anche le maglie della ciclistica Recanati, situazione sempre molto fluida, provano ad avvantaggiarsi adesso tre corridori, attenzione, provano a fuoriuscire tre corridori dal gruppo, abbiamo visto la maglia di Tommaso Bianchetti, Ruota Libera Terni e poi via via tutti gli altri.
in questa categoria. Gissè che chiude il 19esimo trofeo Biriam, siamo a due giri dal termine, si avvantaggiano due corridori si avvantaggiano, sono Davide Novelli, pedale rosso blu Picenum, e Tommaso Bianchetti della Ruota Libera Terni, dietro a guidare il gruppo Tommaso Fiorini, pedale Chiara Vallese, due alla comando al suono della campana, sempre Davide Novelli e Tommaso Bianchetti ora a fare l'andatura e il portacolori della Ruota Libera Terni, dietro a quello della pedale rosso blu Picenum, i due hanno un discreto vantaggio. Ecco il gruppo guidato ancora dalle maglie della formazione della pedale rosso blu Picenum, siamo all'arrivo, sprint a 2 per il successo finale nella categoria G6, sprint a 2 che va a premiare Davide Novelli, pedale rosso blu Picenum, davanti a Tommaso Bianchetti e Ruota Libera Terni, volata che vale il bronzo sul traguardo di Borgo Miriam, premia Alessandro Cursi, ciclistica Recanati, davanti a Federico Ferranti Oppi Bike Porto Sant'Elpidio, Davide Franchi Mosciano 2.0, Tommaso Fiorini pedale Chiara Vallese, poi arrivano ancora altri corridori, questo è Federico Romanelli del CAS ciclistico Rapagnanese, poi arriva anche Sebastiano Fanelli, pedale Chiara Vallese, e poi arrivano anche tutti gli altri. Dunque si è concluso questo 19esimo trofeo Miriam, adesso è il momento delle premiazioni, momento molto importante per quanto concerne questa manifestazione, disputata, ben corsa. Per quanto riguarda alla femminile nella categoria G6 troviamo il successo di Cristina Cursi davanti a Sara De Biase, le due portacolori del pedale rosso blu Picenum. A squadre, per quanto riguarda la classifica a livello di partenti, vittoria per la selezione ciclistica Recanati, a punteggio il successo è andato alla pedale rosso blu Picenum davanti al pedale Chiara Vallese, terzo posto per il gruppo ciclistico La Montagnola. È il momento delle interviste finali. Assessore allo sport del Comune di Offida Piero Antimiani, dunque una bella manifestazione oggi a Borgo Miriam per i più giovani, giovanissimi scena per l'organizzazione della SCA, oggi abbiamo visto veramente il ciclismo dei più piccoli ed è stato anche divertente, è bello poterli applaudire. Sicuramente l'estate offidana non ha sosta e non ha sosta neanche la SCA, che dopo la Coppa Città di Offida oggi si è cimentata nel trofeo Miriam in un clima davvero entusiasmante, perché vedere i più piccoli confrontarsi con la loro passione del ciclismo è stato sicuramente un motivo di soddisfazione, ripeto, in un clima di festa qui a Borgo Miriam in concomitanza con la Sagra, dove è stato un piacere vedere non solo gli atleti ma le famiglie divertirsi, sorridere e gioire per le prestazioni dei più piccoli che poi saranno il futuro del ciclismo. Due gare organizzate quest'anno dalla Sky in collaborazione anche con il Comune, la 20ª Coppa Città di Offida andata in scena il 6 agosto, stavolta i più piccoli, una novità assoluta per la società presieduta da Spacca Sassi. Si chiude questo 2017 organizzativo, pronti però a essere importanti nel 2018. Sicuramente, il presidente Spaccasassi era molto soddisfatto nella giornata odierna proprio in ragione di quello che dicevo poc'anzi, soprattutto per il clima e questa collaborazione all'interno della società che dà ampie garanzie, ha dato già ampie garanzie per le manifestazioni di altissimo livello a carattere internazionale organizzate, e sicuramente anche in prospettiva, già dal prossimo anno, sono pronti ad affrontare nuove sfide. Questo è stato sicuramente un anno di transizione dove comunque le manifestazioni organizzate sono state come sempre fatte al meglio. Davide Butteri, assessore ai lavori pubblici del Comune di Offida, oggi questa bella manifestazione a Borgo Miriam, il ciclismo dei più piccoli, è stato un piacere poterli applaudire e gioire insieme a loro. È stata una bella festa, una bella giornata, molto partecipata, abbiamo visto molte persone, è andata molto bene. SCA Offida che propone sempre un grande spettacolo, l'ha fatto lo scorso anno con la gara internazionale per Under 23, prima con la gara juniores e con tante altre gare, per la prima volta si è cimentata con la categoria giovanissimi, pronta nel 2018 a tornare importante. Ricordiamo, SCA che ha organizzato, è l'unica città marchigiana che ha organizzato il mondiale nel 2010. Beh, la SCA è una grossa risorsa per l'amministrazione del Comune, che la ringrazia per questi eventi che organizza di anno in anno e porta sempre più gente sul nostro territorio. Marco Marinuc, consigliere regionale Federazione Ciclistica Italiana, oggi una bella esperienza qui a Borgo Miriam con i giovanissimi. La SCA, dopo aver organizzato a livello giovanile tutte le categorie, è riuscita anche a organizzare una gara per i più piccoli, cosa che non gli era mai riuscita, e oggi l'ha fatto nel miglior modo possibile.
Esatto, proprio, mancava proprio la scala, la ciliegina sulla torta, e questo è sicuramente un evento molto molto gratificante, penso anche per loro come società. Hanno organizzato tutte le categorie di tutti i livelli, da europei, mondiali, gare regionali juniores, quindi hanno veramente organizzato di tutto, segno che comunque sia una società molto viva sul nostro territorio, quindi noi la ringraziamo, è veramente questa gara è giovanissima, è veramente la ciliegina sulla torta. Oggi, nonostante siamo nel pieno delle ferie, c'è stata una buona partecipazione. Sì, oggi questo è sempre un periodo un po' delicato per la categoria giovanissima, perché è un periodo di ferie, però devo dire che ho visto le società che hanno risposto bene, sono state entusiaste e sono state molto soddisfatte dell'organizzazione, quindi un complimento veramente a tutta la SCA. Gianni Spaccasassi, presidente della SCA Offida, oggi a Borgo Miriam per questa giornata dedicata ai più piccoli e ai giovanissimi. A livello organizzativo per i più giovani avevate fatto tutto, mancava solo questa categoria, siete riusciti a portare anche i giovanissimi ed è stato un gran bello spettacolo. Sì, mancava solo questa categoria e non l'avevamo mai fatta, è stata veramente una bella gara, mi sono divertito tantissimo, sicuramente in futuro faremo qualcosa del genere perché è stata veramente bella. Dopo la Coppa Città di Offida di Sene numero 20, ora la gara per giovanissimi, cosa bolle in pentola per il prossimo anno? Adesso stiamo valutando, abbiamo un po' di contatti, vedremo, è ancora presto, faremo qualcosa sicuramente, però ripeto, rifaremo sicuramente queste gare qui perché sono belle. Siete stati bravi nel corso degli anni sempre a dedicarvi ai più giovani, bracciale del cronoman, gare per esordienti, gare per donne allieve, esordienti allieve, insomma le categorie e la SCA Offida le ha fatte tutte, dando lustro anche alla federazione che chiede sempre alla società di potergli stare vicino. Beh, bisogna organizzare queste gare per far crescere i corridori, tutti dovrebbero farlo, anche gli organizzatori che fanno gare più importanti a margine dovrebbero fare queste gare perché i ragazzi hanno bisogno di gare per diventare corridori importanti. Massimo Romanelli, vicepresidente regionale Federazione Ciclistica Italiana, quest'oggi qui a Borgo Miriam, una bella giornata dedicata ai giovanissimi, timbrata SCA Offida. Sì, oggi la SCA Offida ha cominciato e speriamo anche continuato con una categoria nuova dopo le gare internazionali, mondiali eccetera, di Spaccasassi e il suo gruppo si sono cimentati in questa categoria, hanno organizzato davvero bene questa manifestazione, faccio i complimenti perché un percorso diverso dal solito, movimentato, messo in sicurezza con grande professionalità dagli uomini di Spaccasassi e da tutta la società, quindi faccio i complimenti, è stata davvero una bella giornata che speriamo sia la prima di una lunga serie. Tutte le gare sono state belle, avvincenti, i ragazzini si sono divertiti. Molto combattute, molto, ripeto, il percorso era diverso dal solito, c'era uno strappetto in salita e vedevo i ragazzini prima della gara, erano tutti eccitati per provare a fare questa salitella, per cui è venuta una manifestazione bella, frizzante, combattute tutte le gare e quindi c'è stato davvero anche spettacolo, anche se per i giovanissimi non è questo quello che si va a cercare, ma è stato davvero davvero gradevole. Siamo oramai alla fine di agosto, che stagione è stata quest'anno quella della nostra regione a livello organizzativo e non solo? Ma, le organizzazioni sono state in linea con quelle degli anni passati, già questo possiamo dire che è un successo perché nel momento non facile che stiamo vivendo tenere comunque i numeri, tenere le manifestazioni sia a livello di numerico ma soprattutto a livello qualitativo, perché non dimentichiamo che è giusto fare la conta delle manifestazioni fatte, ma bisogna poi pesare la qualità di queste e noi nelle Marche siamo riusciti comunque a tenere sempre il livello dell'asticella davvero molto alto e questo ci viene riconosciuto un po' da tutti, sia per le grandi manifestazioni nazionali, internazionali, ma anche nelle gare regionali vedo che l'attenzione per la qualità delle manifestazioni e per la sicurezza soprattutto è sempre eccellente. Per
Per ogni vostra pubblicità o evento, Fratelli Conti a Grotta Zolina, mettere tutti in sicurezza e far sì che ogni manifestazione si svolga senza nessun problema e che tutto finisca in una grande festa è la nostra più grande soddisfazione. Per questo disponiamo di transenne certificate, CDS, palchi di tutte le dimensioni e amplificazioni varie. Le nostre strutture sono noleggiabili per l'allestimento di manifestazioni sportive, controlli flusso di pubblico come concerti, feste, sagre, inaugurazioni, gare sportive. Fratelli Conti è la risposta a Grotta Zolina in via Stazione 104. Recapiti telefonici 0734 63 28 53 oppure 340 64 09 773 o ancora 340 64 09 774. Fratelli Conti, per noleggio camion a vela, paline stradali, transenne, palchi, amplificazioni, affissioni, volantinaggio, la risposta giusta è Fratelli Conti a Grotta Zolina in via Stazione 104. www.contipubblicità.com, info@contipubblicita.com. Fratelli Conti, la risposta importante per tutte le occasioni. Cruise Jeans, istinto blu, jeans e maglieria, prodotti esclusivamente made in Italy, con l'outlet a Sant'Egidio alla Vibrata, Teramo, in via Cincinnato. Visitatelo. Se vuoi vestire alla moda, Cruise Jeans è il tuo punto di riferimento. Cruise Jeans, istinto blu. Per informazioni 0861 847237. www.cruisejeans.it. Hai un cuore sportivo? Scegli il tuo partner. GM Sport ti offre produzione di abbigliamento sportivo personalizzato, serigrafia, servizi di ricamo ed inoltre cartellonistica, pannelli premiazione, stampa su automezzi, striscioni, bandiere, gagliardetti, tutto all'interno dell'azienda, senza intermediari e con la competenza che li contraddistingue. GM Sport è anche i migliori marchi presenti sul mercato. GM Sport è a Ponzano di Firmo, in via Ancona 35. GM Sport, il tuo partner di fiducia.